una interpellanza urgente per chiedere al presidente Varsivio e all'assessore Verì di contattare immediatamente la famiglia di Carlo, ragazzo autistico di 17 anni che dopo i continui ritardi della Regione Abruzzo e della ASL di Chieti è riuscito a trovare una sistemazione in un centro residenziale per i disturbi dello spettro autistico, come era stata richiesta da più di una valutazione multidimensionale che la ASL di Chieti ha eseguito nei confronti di questo ragazzo. Ebbene, dopo il ricovero di questo ragazzo, nonostante il momento straziante anche del distacco della famiglia con cui questo ragazzo aveva convissuto fino ai 17 anni di età, la Regione di Abruzzo ha cominciato uno stancheggio nei confronti di questa struttura che si trova in provincia di Lecce, perché altre strutture nel frattempo in Abruzzo non hanno voluto questo ragazzo e, non pagando le rette, sono arrivate addirittura ad un contenzioso giudiziario con un decreto ingiuntivo e un'opposizione da parte dell'ASL. E la cosa più grave è che il 1° di aprile del 2021, cioè di quest'anno, il giorno prima della giornata nazionale per l'autismo, la struttura ha dichiarato le dimissioni irrevocabili di Carlo. Ora, noi abbiamo presentato un'interpellanza, naturalmente, perché siamo a fianco dei più fragili, per chiedere innanzitutto che ci si sieda ad un tavolo e si trovi una soluzione tra la struttura e la ASL per far continuare Carlo in questo centro dove si trova bene, si è abituato e lo considera ormai la sua seconda casa. Parliamo di un ragazzo autistico. Se così non fosse, si trovi soluzioni alternative valide, naturalmente, per Carlo, anche perché la famiglia non può vivere naturalmente in questa incertezza.